Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Chiara. Oggi sono qui per mostrarvi la mia collezione, no, troppo brutto collezione come termine, le palette che io possiedo. Vi ho fatto il video decluttering, di cui vi metto la playlist, dove però vi ho detto che non l'avrei fatto delle palette perché ne ho poche, quelle che ho le scelgo bene, almeno una volta era così, quindi tutte quelle che ho mi sento di tenerle, anche se ora che ve le faccio vedere non so perché ho la sensazione che qualcosa la leverò, che purtroppo, ve lo dico sinceramente, molte di queste palette o sono state le mie preferite di un tempo e adesso però non le utilizzo più, oppure anche se alcune non mi piacciono molto non riesco proprio a darle via. Magari adesso facendovele vedere mi faccio un attimo un esame di coscienza e decido di darle via, ma anche perché in realtà non so a chi darle. Questo è un altro problema, cioè io le do via, chi le do? Di certo non le butto. Ma comunque andiamo con calma, il mio cane si muove, scusatelo, è una macchia nera. E vi faccio vedere tutte le palette. Sono tutte in questo scatolone, diciamo che fa parte delle scatole della mia collezione makeup, che vi farò vedere a breve nel prossimo video, ma non mi ho ancora girato perché c'è bisogno di mettere ordine per fare il video, è cosa che io mi scoccio di fare, quindi lo rimando sempre, ma vabbè, una cosa alla volta. Allora, io pesco random e quindi vi direi di far vedere per prima questa qui, che è il mio ultimo acquisto, tra l'altro la mia prima palettina di Yuda. Sapete che Yuda è uscita con tre nuove palettine nude, io ho preso la light perché mi sembrava un po' più particolare. Questi sono i colori, le sto ancora testando, ma l'ho provata già diverse volte e mi piace, la testerò meglio, è praticamente quella che utilizzo sempre. Vorrei utilizzare questi due, però questo è un po' troppo rosa per i miei gusti, vedete com'è, e invece questo è bellissimo, però ancora non l'ho utilizzato. Per il resto mi piacciono molto, si sfumano molto molto bene, sono super luminosi questi qua, shimmer, che poi non so se sono glitter pressati o sono semplicemente ombretti shimmer, comunque veramente bella. Quindi vabbè, questo ovviamente la tengo, cioè l'ho appena comprato, quindi oddio. In questo cassetto ci sono anche alcune palettine viso, come questa qui di Make Up Revolution, che è una palettina di illuminanti di Sof. Sono tantissimi illuminanti e questa, devo dire la verità, non la uso molto, ma non perché non siano ottimi, anzi, ma perché me la scordo, essendo una palettina. Io infatti evito sempre di comprare queste palette così, anche per il viso, perché so che poi non le utilizzo mai, poi c'è sempre qualche cosa che non fa per voi, come le palette di contouring, c'è sempre una terra troppo scura che non utilizzerete, o troppo chiara, illuminanti troppo scuri o troppo strani. Questa però, devo dire la verità, si mantiene bene secondo me come colorazioni, poi le potete pure mixare tra di loro. Mi pare che quasi sui 10 euro, penso che la possiate trovare ancora, anche se è abbastanza vecchia, diciamo, come uscita. Questa mi piace tantissimo e vorrei proprio sfruttarla. Per esempio di illuminanti, io per la mia concezione di illuminanti ne ho tantissimi, però quelli che ho non me la sento proprio darli via perché mi piacciono tutti tranne uno, che tra l'altro è il più famoso, ma ne parleremo alla fine del video, dove vi faccio vedere alcuni prodotti della mia collezione che ho deciso di togliere e di venderli perché sono nuovi. Quindi vabbè, ve li faccio vedere alla fine del video se siete interessati, vi faccio vedere cosa ho deciso di vendere, di dare via, perché proprio non so a chi darle e sono nuovi, quindi vorrei cercare almeno di risparmiare qualcosa su quello che ho speso, perché poi sono tutti prodotti costosi tra l'altro. Comunque questa è la palettina, mi piace molto, ovviamente la mettiamo qui. Poi cosa abbiamo più in questo cassettino? L'altra palette, diciamo, per il viso è questa qui di Pocahontas che vi ho fatto vedere ultimamente nel video del Get Ready With Me. Mi piace molto anche questa, essendo una palettina viso grande, cioè, poi piccolina, però comunque sta qua dentro, insomma, non la prendo spesso, però sono anche felice perché non vorrei rovinarla perché la amo troppo, ma vabbè. Palette della vita, forse anche la palette più costosa che ho, è la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills. Questa la comprai quando andai a Parigi, un po' di anni fa, con il mio fidanzato, quando appunto Anastasia non c'era ancora in Italia.
e non c'era nemmeno, cioè questa era tipo l'ultima palette uscita. Non voglio dire che mi sono pentita, perché comunque è una buonissima palette, mi piace molto il concept, i colori eccetera, però per i miei gusti di adesso sono colori un po' troppo caldi, e essendo troppo caldi, un po' troppo audaci, come tutti questi fucsia e rossi, non vado ad utilizzarla più molto, anche se all'epoca la utilizzai veramente tanto. Adesso non la utilizzo più molto perché non mi piacciono più questi make-up super arancioni, super rossastri. Se fosse uscita la Soft Glam all'epoca, avrei sicuramente preso lei invece della Moda Renaissance, perché consapevole del fatto che l'avrei potuta utilizzare molto di più rispetto a questa, però... ottima, costa 50 euro questa palette, bene, benissimo. Allora, concludiamo con le palette di Makeup Revolution, che ne ho tre. Allora, la prima che acquistai era questa qui, e questa ancora mi piace tanto. Mi ricordo che quando l'acquistai veramente la utilizzavo sempre, è la Chocolate Vice di iHeart Makeup. Questi sono i colori, come vedete sono abbastanza neutri, più qualche colore caldo rossastro, ma veramente la utilizzavo tantissimo. Anche questa non la prendo praticamente più, ma perché comunque è passato tanto tempo, con tutte le palette che ho di solito utilizzo sempre le stesse cose, e poi soprattutto in questo periodo della mia vita purtroppo mi trucco veramente poco e mi dispiace, però non lo trovo necessario, perché io tutti i giorni mi sveglio e non esco di casa, perché sto in casa a studiare o al massimo edito un video. Mi trucco solo se devo girare un video, oppure se devo fare qualcosa ovviamente, ma se devo fare un servizio, vi dico la verità, non mi metto manco a fare ombretti eccetera eccetera, mi metto tipo correttore, sopracciglia e mascara e basta. Quindi non mi metto a giocare proprio con il make up, con i colori sugli occhi. E la sera vado tutte le sere in palestra, quindi praticamente io mi trucco solo nei weekend, motivo per cui di alcune cose mi scordo e utilizzo sempre le stesse quando mi devo truccare. Però questa è veramente buona, secondo me è una delle migliori, tra l'altro, delle, cioè una delle più belle, ecco, perché è neutra però ha anche qualche colore un po' più audace. La vorrei riprovare per vedere com'è, ma comunque è un bellissimo ricordo e mi piace, cioè non potrei mai darla via, ragazzi, è difficile, è difficile. Un'altra delle, di queste qui cioccolattose, sempre della iHeart Makeup, è la Pink Fizz. Questa però mi è stata regalata, e è questa qui rosa, ve la faccio vedere. Questa è una di quelle che ho tolto dal mio scatolo, l'ho messa da parte, ma non è né una palette che posso vendere né che posso regalare. Regalare già ve l'ho detto perché, vendere perché comunque è una palette Makeup Revolution, è anche abbastanza malandata, ma poi soprattutto è pessima. Allora, io vi dico la verità, non so se è proprio questa palette, questa rosa, che ha una qualità pessima, o è il fatto che sia già vecchia, perché secondo me quando me l'hanno regalata si vedeva che non era proprio il massimo, come se fosse già secca. Infatti non scrive niente, i colori sono a parte la scelta cromatica, vabbè, ma alcuni colori tipo come questi due sull'occhio sono identici, tutti gli altri, molti colori, quasi tutti i colori sulla palpebra poi si perdono tantissimo. Anche se lo swatch può sembrare carino, sull'occhio non si vede niente, si mischiano tutti i colori e durano veramente pochissimo. Molti colori poi tra l'altro hanno questo problema di spezzettarsi, cioè guardate questo colore, è il peggiore di tutti, non so se vedete, fa proprio i granelli, e ovviamente anche sul viso, cioè sugli occhi è così, è veramente pessima, e quindi vi giuro è proprio inutilizzabile, cioè utilizzare questo è come non cioè è meglio non truccarsi, perché proprio alcuni non funzionano proprio, alcuni si sgretolano, alcuni fanno i pezzetti, sugli occhi sembrano tutti uguali, non ve la consiglio per niente. Questa infatti sinceramente ho deciso di toglierla, anche perché è abbastanza grande e mi toglie un sacco di spazio per altre palette che utilizzerei. Quindi questa qua l'ho tolta, però effettivamente non so che farmene, perché non è che la voglio buttare, cioè mi dispiace, che posso farci con questa cosa? Ultima palette della Makeup Revolution che ho, questo video sarà lunghissimo, mamma mia. Ultima palette del Makeup Revolution che è tutta rovinata, ma questa veramente mi è dispiaciuta tantissimo che nessuno l'abbia considerata, è la 1 Million Palette di Makeup Revolution, perché raggiunsero un milione di follower, non lo so, comunque fecero questa palette per festeggiare qualcosa. È diversa rispetto a tutte le altre, vedete, è fatta in questo modo. Si apre e questo è il range di colori. Come vedete sono praticamente tutti shimmer, questo e questo non sono opachi, sono tipo satinati, cioè
sì, sono un po' perlati, satinati, vedete? Non sono proprio matte, ma le volte che ho utilizzato questa palette, ve ne ho parlato già in passato, penso spesso in molti video, è ottima questa palette, cioè vi giuro, ha una qualità eccelsa. Cioè guardate, l'ho solo sfiorato, vi giuro, guardate come sono belli, sono ottimi, hanno una scrivenza pazzesca, sinceramente non so se la potete trovare ancora, questo è uno dei miei colori preferiti per la transizione. È sicuramente una palette particolare, perché comunque il make-up che vi esce è sempre forte. Tra l'altro questo marrone sembra un marrone, ma in realtà è rossiccio, ve lo faccio vedere, sbocciato. Diventa rosso una volta sbocciato, cioè spiegatemi sta cosa. Comunque, un'altra palette recente che avete visto in molti dei miei video e soprattutto su Instagram è la In My Birthday Suit di Mulac. Sapete quanto la amo, l'ho messa anche negli ultimi preferiti del periodo. Questi sono i colori, è stupenda, è ottima. Colori che si sfumano in niente, i glitter pressati sono di colori veramente super particolari e ottimi, io veramente mi piace tantissimo. L'unico colore che forse non mi piace molto è questo qui, che vabbè è un classico doratino ma non manco molto riflettente, ma per il resto devo dire ottima, ottima palette. Potete fare tantissimi tipi di trucchi, tra quelli nude da giorno a quelli un po' più scuri da sera a quelli da discoteca, diciamo. Quindi questo lo sapete, la amo e ve la straconsiglio. Qua vedo dei reperti storici non indifferenti, come per esempio la Cocoa Blend di Zoeva. Allora, questa per esempio è una palette che mi fa stare male. Mi fa stare male perché per diversi motivi. Allora, la tengo e mi piace perché comunque ho un bel ricordo di quando me la sono comprata, è stata forse una delle mie prime palette e l'ho desiderata tanto, mi sono messi i soldi da parte, non che costasse molto, però all'epoca non avevo manco un euro, e quindi mi misi i soldi da parte per comprarmi questa. Tra l'altro la comprai forse nel mio primo Black Friday, e il range di colori all'interno è molto bello, mi piace molto, però ci sono alcuni colori che non mi piacciono, che secondo me non funzionano bene, e vi giuro, adesso sono uscite le di queste palette qua, sono uscite le versioni mini, che sono praticamente la metà di queste, molto piccoline, carine, super belline, e vi giuro che io quando ho utilizzato questa palette ho visto tutti i colori che mi piacevano e i colori che non mi piacevano, e nella palette mini hanno messo proprio solo i colori che io salvo di questa palette, tanto che ho addirittura pensato di buttare questa, cioè comunque di darla a qualcuno e di comprarmi la Minion, solo giusto per avere i colori che mi piacciono. Ma poi ho detto, sei impazzita, cioè stai bene, e quindi ho evitato. Però è comunque una buona palette. I matte, soprattutto questo nero e questo nero qua, che poi tra l'altro sono uguali e sono colori senza senso, perché questo vabbè dovrebbe essere matte ma è tutto rovinato, questo invece è tipo un marrone super scuro nero con dei brillantini dorati. Cioè, che ci fate con questo ombretto? Dove lo mettete? Che cosa potete creare? Boh. Questo qui è anche un ombretto particolare, un viola che però alla fine è un marrone. Sì, queste sono le mie descrizioni. Un viola che però alla fine è un marrone. E diciamo che il motivo principale per cui ho comprato questa palette è sicuramente questo colore, che è bellissimo. Anche se adesso ne ho altri simili. Però all'epoca esisteva solo questa palette con questo colore praticamente. Molto molto scrivente, i shimmer sono molto buoni. Ed è praticamente un rosso su base aranciata con dei riflessi violacei, bellissimo, è bellissimo. Però anche qui ricadiamo sulle cose calde, sugli ombretti caldi, super caldi, che prima andavano tantissimo, adesso anche però mi sto un po' dissociando da questo caldume, perché sinceramente non ce la faccio più, e anche perché dopo essermi avvicinata all'armocromia so che i colori caldi a me non stanno bene. Un'altra delle ultime palette che ho comprato, di cui mi sono pentita tantissimo, vi giuro tantissimo, anche se all'inizio mi piaceva molto, però poi ho capito che non andava bene, ed è la Romanced di W7. Allora, io sostengo molto W7 perché le cose che ho provato mi piacciono molto e sono effettivamente dei dupe, anche questi di palette famose. Ovviamente questa sarebbe la dupe della Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, motivo ovviamente per cui l'ho comprata, perché essendo una palette che mi piace tantissimo e che vorrei comprarmi ma non mi compro perché già ho la Modern Renaissance e costa 50 euro, ho detto ok, proviamo questa qui. Anche dentro è molto carina, esce anche il pennello, questo è il range di colori che a me piace molto. Devo dire la verità, la voglio provare ancora prima di darvi proprio un mio parere. La durata non mi è sembrata massima, anche questi shimmer che sono
praticamente il motivo, cioè gli ombretti principali più belli di questa palette non sono proprio il massimo sugli occhi, tipo questo rosa, questo sì, questo rosa però si sgretola un po' e non attacca bene sull'occhio, non so come spiegarvi. Il range di colore è molto bello, però non lo so, non mi ha entusiasmato più di tanto. Però la voglio riprovare. Questa costa solo 5 euro, ragazzi. Ma il motivo per cui ho preso questa Romance di W7 è perché in passato avevo provato invece questa, sempre di W7, che è la Blazing, presa proprio da un raptus improvviso, così senza meno pensarci. Insomma, Killalea, questa è la copia della Naked Heat. Che, visto il discorso che ho fatto finora dei colori caldi che non li voglio più usare, è un controsenso perché questa palette è fatta così. Sono tutti colori caldi, tutti arancioni, motivo per cui non la utilizzo molto. Infatti, di questa palette avevo pensato anche di togliere tutte le cialdine da qua e di comporre solo i colori che mi piacciono di più all'interno di quelle palette di Nabla, quelle là magnetiche, che per averla un po' più sott'occhio e magari sfruttarla meglio, e anche perché questo pack è veramente enorme. Cioè è bello, è diciamo resistente, però è veramente grande, ma allo stesso tempo però mi spiace tipo far andare via questa, cioè è carina, no? Così comunque esteticamente. A differenza di questa qui è ottima, mi sono trovata benissimo e tutti i colori attaccano, si sfumano benissimo, è ottima. Questa mi piace tantissimo e ve la consiglio, anche questa costa solo 5 euro. Comunque, le ultime due palette che vi voglio mostrare, una che anche questa mi reca dolore, un'altra invece la amo, è una delle palette che è stata poco pubblicizzata, poco amata e comprata dalle persone, dagli influencer, eccetera, ma secondo me è un'ottima palette ed è soprattutto la meno calda possibile di tutte le chocolate, perché questa è la Bonbons, la Chocolate Bonbons di Too Faced, e questa con tutti questi cuoricini che a me sinceramente non mi facevano impazzire, ma scelsi di comprarla perché avevo uno sconto Sephora. Infatti la pagai pochissimo e soprattutto aveva i colori meno caldi possibili, un po' più vicini a me. Questa è la mia palette della vita. Se dovessi scegliere una palette tra tutte queste, sceglierei sempre questa. Questa è la palette che utilizzo quando vado alle cerimonie, quando voglio fare un trucco elegante, bello, quando ci tengo che il mio trucco sia bello e che duri, che sia di effetto però allo stesso tempo naturale. Ci sono tantissime tipologie di sia di texture ma anche proprio di colore, insomma. Questo è stupendo. Tipo un top però un po' più argentato. E il mio trucco proprio classico è allora, questo qui nella piega. Questo anche, di solito faccio un mix, faccio prima questo e poi metto un po' di questo. Poi scurisco con questo qui e illumino con questo, che è tipo l'illuminante della vita, cioè questo è l'illuminante, è stupendo sugli occhi, è bellissimo. Vi faccio vedere anche questi ed è una palette che non abbandonerò mai. Ultima palettina grande è la Nude Dude di The Balm. Questa anche ve l'ho inserita penso in un preferiti e bocciati, sì, oppure tutti la amano ma io no. Comunque insomma, non mi convince molto, anche questa la dovrei provare e riprovare, ma più che altro per dargli sempre una nuova chance, perché poi quando la provo effettivamente comunque continua a non piacermi. Non vi so manco dire precisamente quale sia il problema di questa palette, perché comunque gli ombretti sono pigmentati, si sfumano bene, si vedono sugli occhi, però boh, ogni volta che la utilizzo dico, non mi piace mai il make-up che ne esce. Ma il packaging, ovviamente, l'ho comprata solo per il packaging, cioè manco a dirvelo, l'ho comprata per il packaging. E questa calda. E forse è questo il problema. Le palette che ho comprato in passato, dove si portava tanto il rosso e io lo utilizzavo anche, adesso invece non mi soddisfano più e quindi non utilizzo più queste palette. Ultime, diciamo, menzioni, il quad di Clio Makeup, My First Love, la palettina componibile, che secondo me costa un po' troppo, però vabbè. Questi sono i colori, poi vedete che non ho un colore perché l'ho tolto per venderlo, in quanto ho già colori molto simili a quello di questa palette, che è tra l'altro Majestic, che dopo vi faccio vedere alla fine del video, in altre palette, quindi ho deciso di toglierlo. Sinceramente i shimmer, almeno questo che ho provato, non mi piace tantissimo.
perché si vede pure, va un po' a pezzettoni, mentre i matte sono molto buoni, anche se forse un po' secchi, però sugli occhi rendono veramente bene e durano tantissimo. Non mi ricordo i nomi, anche questa calda. E poi ho questa qua componibile che ultimamente sto utilizzando tantissimo da quando ho comprato l'ultimo ombretto, cioè questo qui marrone scuro di Puro Bio, perché effettivamente per questa palette mi serviva sempre un colore un po' più scuro da mettere nella piega. Questo, allora, questo e questo sono di Nabla, Citron, Narciso e Alchemy. Invece questo e questo sono di Puro Bio. Sono il numero 1, 15 e non mi ricordo, 14. Allora, lo sto utilizzando molto anche perché ce l'ho nei cassetti principali, non nei cassetti dove stanno queste palette qua, quindi la prendo più facilmente, è più una palette da tutti i giorni ultimamente, appunto da quando ho comprato il nuovo ombretto la sto utilizzando spesso. Sono felice perché almeno questa la sfrutto. Niente ragazzi, allora adesso vi faccio vedere le cose che ho deciso di vendere. Se volete mi potete contattare su Instagram se siete interessati ai prodotti che adesso vi faccio vedere, per prezzi, cose, informazioni eccetera eccetera. Adesso ve li faccio vedere con una ripresa ravvicinata, e c'è tra queste anche una palette che non avete visto finora, ma che ve la riservo appunto per questa piccola parte. Questi sono i prodotti che ho deciso di non voler tenere più e di voler vendere, perché sono comunque prodotti semi nuovi e che ho pagato parecchio, quindi non mi va di tenerli nella mia collezione lì che non vengono utilizzati. Forse quello che vi sconvolgerà di più è il Mary Lumanizer, ma vi giuro, a me non soddisfa, è troppo blando con tutti gli illuminanti che ho. Quando lo utilizzo mi piace avere un illuminante che si vede. Come vedete, tutti i prodotti hanno ancora la scatola. Adesso vi faccio vedere anche aperti. Per quanto riguarda la palettina, io darei via la On The Run di Urban Decay, perché ho capito che non mi piace tantissimo e che secondo me all'interno non è fatta molto bene. L'unico motivo per cui l'avevo tenuta era per un ombretto bellissimo che si chiama Switchback, che adesso vi faccio vedere, che infatti è il più utilizzato della palette, mentre per il resto i colori sono troppo caldi. Il colore Switchback è questo, che è un olografico stupendo. Allora, come vedete, il Mary Lumanizer è utilizzato pochissimo. Vedete questi cerchi, ma ci sono da sempre, da quando ho comprato il prodotto, non è per l'usura del prodotto. Quindi questo è l'illuminante. Mentre la palettina è questa qui. Come vedete qui, purtroppo ci ho dato un'unghiata, ma per il resto sono solo sbocciati per il video che vi ho fatto in passato, ma quello più utilizzato è questo, che non vi sboccio. Se volete potete trovare sboccio online, ma è un colore stupendo perché è un duochrome luminosissimo e bellissimo. Però per il resto vedete che è in buonissime condizioni la palette. Allora ragazzi, è passato un altro giorno e ho deciso di dare via anche questi qua di Clio Makeup, perché anche se alla fine mi dispiace non li utilizzo mai e sono tutti stracaldi. Allora, questo l'avevo già messo da parte ed è Majestic, ed è un viola rossastro bellissimo, è duochrome. Poi abbiamo questo, che è un colore della transizione marrone caldo, che è Choco. E poi abbiamo Island, che è, lo ammetto, quello un po' più rovinatino, ma è un pesca molto bello, molto luminoso, ma che alla fine non vado mai ad utilizzare. Ovviamente regalo anche la palettina, che è perfetta in perfettissime condizioni. E niente, questo è preso da un altro Raptus. Ho praticamente depottato questa palette. Guardate quanto è grande questa confezione, quanto è scomoda. Questa è la palettina che ho fatto, cioè guardate quanto è carina, quanto grida autunno, e mi è venuta subito voglia di utilizzarla. Però non so, messi così vicini sono più carini, e poi soprattutto perché ho tolto tutti i colori un po' troppo aranciati che io non avrei utilizzato. Tra l'altro ci sono anche colori simili tra di loro, troppo aranciati. Ne ho ovviamente lasciato qualcuno, come per esempio questo, vabbè, questi due, però comunque così mi sembra molto più tranquilla, molto più da tutti i giorni, e mi viene proprio più ispirazione rispetto a prima, quindi sono felice.
Quindi niente ragazzi, questo è tutto, fatemi sapere se siete interessati, contattatemi appunto su Instagram che trovate sempre qui in sovraimpressione. Appunto ho deciso di vendere questi prodotti perché mi sono costati parecchio e sono stati anche una grande delusione per me in realtà, perché sono tra le cose che mi fanno stare più male proprio perché le ho pagate di più e quindi non mi va di tenere nel mio cassetto ad ammuffirle per poi non utilizzarle mai. Per favore non mi criticate, non lasciate commenti cattivi, se non siete d'accordo con la vendita o il regalo di prodotti praticamente utilizzati, anche se poco, non mi insultate, semplicemente non contattatemi e non partecipate a questa cosa, insomma. Niente ragazzi, grazie per aver guardato tutto questo video, so che sarà lunghissimo, fatemi sapere qual è la palette che vi piace di più tra quelle che ho, oppure se avete qualche palette come la mia, insomma fatemi sapere giù nei commenti tutto ciò che volete. Io come al solito vi mando un bacione grandissimo. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!